Quel che ho cercato di fare oggi è stato un viaggio tra la memoria e il presente, un confronto tra le lezioni di politica economica del 1965 e la politica economica di oggi. Questo confronto mostra ovviamente come molto sia cambiato nell'analisi, nelle prescrizioni di politica economica e soprattutto nei fatti, da quando il professor Caffè, a cui non, forse non è anche il caso di dirlo, ma mi legava e mi lega un affetto che non è cambiato nel corso di una vita, da quando, dicevo, il professor Caffè mi offrì l'opportunità di scrivere la tesi di laurea sotto la sua supervisione. Incidentalmente la tesi era sull'avvio verso una moneta unica e come alcuni di voi sanno è una tesi molto critica di questo processo di convergenza, quindi come cambia la vita e come cambia anche il modo di guardare ai fatti. Ma dicevo, è cambiato tutto, è cambiato, sono cambiate le circostanze, sono cambiate le politiche, sono cambiate le analisi, siamo cambiati noi stessi, ma ciò che non è cambiato è il suo messaggio che io immagino tutti i suoi allievi portiamo dentro di noi. L'economia non è la scienza triste, è una scienza che vuole coniugare benessere e equità, è una scienza che nonostante i molti errori crede nel rigore del ragionamento e anche nell'osservazione spassionata della realtà, purché accompagnati da una vera comprensione dei fenomeni sociali, che spesso richiede un impegno diretto, una partecipazione personale che ognuno di noi dà secondo le proprie inclinazioni, ma che, ci rammentava Caffè, non solo con le parole ma con l'esempio, dobbiamo dare con partecipazione diretta, con coraggio, con entusiasmo, senza mai tirarci indietro. Grazie.